Benvenuti nel mio magico canale. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale ed eccoci qui in un nuovo video tutto dedicato alla magia. E voi siete amanti della frutta secca? Perché io sinceramente adoro solamente i pistacchi, ma tanta gente mangia noci, noccioline, di tutto, mandorle, e quasi tutti dopo le vacanze avanzano sempre della frutta secca. Infatti io, scusate, sto mangiando dei pistacchi e sarà proprio il pistacchio il protagonista di questo effetto magico. Come vi ho già detto, ho dei pistacchi che sono i protagonisti di questo effetto magico. Qui ho un bicchiere che è di vetro, tanti pistacchi, ne prendo uno, lo inserisco nel bicchiere e il pistacchio ovviamente non può uscire, essendo il bicchiere di vetro, a meno che io non giro, lo faccio cadere così. Ma se dobbiamo usare la magia, mi basta passare la mano e il pistacchio cade attraverso il bicchiere. Ora invece di usare il bicchiere voglio usare due tazzine, anch'esse di vetro, di Biancaneve e di Brontolo, e vado a prendere un altro pistacchio. Come ben potete vedere, anche qui il pistacchio non può uscire. Io voglio, non come prima, farlo passare da qua, lo farò passare addirittura dall'altra tazzina, e sempre passando la mano, facendo attenzione a non far cadere le tazzine, opla, e anche questo pistacchio è passato. Fino adesso ho fatto passare il pistacchio passando la mano, ma se dovessi proprio premere e fare uscire il pistacchio attraverso il bicchiere sarebbe molto più difficile e molto più bello, per non dire figo. Si può dire figo su YouTube? Sì, sicuramente. Molto più figo. E allora prendiamo un altro pistacchio, lo vado a inserire. Vi faccio vedere che l'unico modo per farlo uscire è quello di prima, cioè facendolo cadere. E vado a mettere il pistacchio qui, e con 1, 2, 3 il pistacchio attraversa il bicchiere. Scusate, sto ancora mangiando, ma spero che questo video vi sia piaciuto, che questo effetto magico vi abbia incuriosito, che sia stato di vostro gradimento. Detto questo, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, che sarà molto presto. Ciao ragazzi!